L'ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. Dovrebbe essere oggi il giorno del matrimonio tra Sannino e il Palermo. Il tecnico del Siena ieri ha incontrato mezza Roma per annunciare la rescissione del contratto, ma il patron bianconero ha rilanciato l'offerta e intende non disfarsi di Sannino. La volontà dell'allenatore però è quella di accasarsi al Palermo, anche perché Giorgio Perinetti preme per averlo in rosanero. Insomma, dovrebbe risolversi tutto entro poche ore. L'avvocato Gerry Piccolillo, assistente dei fratelli Cosentino, ha parlato del futuro di Matias Silvestre. L'Inter non abbiamo avuto alcun contatto con nessuna società per ciò che riguarda Silvestre. Il futuro è un giocatore tesserato dal Palermo, pertanto ogni decisione spetta al club che detiene il cartellino di Matias. Miccoli è un giocatore formidabile, ha ancora tante cartucce da sparare, quindi noi operatori di mercato in estate staremo con le orecchie dritte per capire quale progetto ha dopo un campionato difficile. E questo è il pensiero di Francesco Caliandro, procuratore di Fabrizio Miccoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il DS del Palermo Luca Catani ha svelato un retroscena di mercato riguardante Matias Silvestre e il possibile interessamento dell'Inter. È una voce come altre, vediamo tra qualche settimana cosa succederà. Contatti con i nerazzurri, qualche giorno fa ho pranzato con il DS Piero Ausilio, gli ho fatto i complimenti, sono un suo fan, ma di più non posso dire. L'ormai ex allenatore del Palermo Bortolomuti parla dell'esperienza rosanero a partire dal rapporto col presidente Maurizio Zamparini. Lui più che pressione esige grande attenzione su tutto, ha detto. Con lui si può lavorare perché ti dà anche grande appoggio. Abbiamo avuto le nostre discussioni in questi mesi, ma è stata un'esperienza importante. Ci siamo lasciati bene, domenica mattina ho fatto una bella chiacchierata, mi ha ringraziato. Arevalo Rios, centrocampista del club Tijuana, obiettivo di mercato del Palermo, ha parlato del suo futuro. Non si sa mai cosa può succedere, ha detto. In questo momento sono tranquillo e felice nel Tijuana. Se una squadra è interessata a me, parli col presidente e con il mio procuratore, paghi il prezzo richiesto e posso lasciare. Al momento però non so nulla. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.